Maurizio Tiritico. Guarda, io posso dire che ho imparato tante cose stamattina ed era tanto tempo che non ascoltavo cose così interessanti, perché in genere quando mi chiamano nelle scuole vado nelle scuole a dire qualche cosa, a suggerire qualche cosa. Questa volta invece mi sono incontrato con tutta una serie di esperienze le quali mi hanno detto delle cose nuove, quindi io sono una carta assorbente e indubbiamente farò tesoro di tutte le cose che ho appreso questa mattina. Comunque la cosa che vorrei dire è un po' questa, che ci troviamo di fronte a una grande svolta, già è stata accennata da qualcuno prima di me, cioè il cambiamento proprio di esperienza intellettuale che stanno facendo i nostri bambini, i nostri giovani in questo tipo di società. Ed è un cambiamento talmente profondo e talmente radicato che loro ovviamente vivono e non comprendono, e che molti adulti comprendono malamente, se si può dire così. Ed è un cambiamento che viene sollecitato da tantissime esperienze assolutamente nuove. Si suole dire che una di queste grandi esperienze nuove è l'introduzione di queste macchine, le quali macchine costituiscono, diciamo, una terza fase, come qualcuno si è espresso a questo proposito, no? Dopo Gutenberg, eccetera, no? Dopo la parola scritta con la stampa, abbiamo questa parola detta e scritta in un modo diverso, che costringe il nostro cervello a pensare in un modo diverso. Ecco, mentre noi adulti ci possiamo avvicinare con grande cautela a queste nuove macchine, a queste nuove tecnologie, anche con l'esperienza passata, e riusciamo bene o male a filtrarle, ovviamente invece i nostri ragazzi che hanno questo impatto, diciamo, le assorbono in modo diretto e a volte però non riescono neanche a maneggiarle e a controllarle come sarebbe utile e necessario. Quindi c'è una sorta di divaricazione, insomma, tra l'adulto, quindi che siamo noi, che cerchiamo di capire questi nuovi linguaggi, e diciamo che li vediamo un po' dall'alto, un po' dalla nostra esperienza vissuta che viene da lontano. Dall'altro invece questi nostri bambini che ci sono immersi dentro e che per certi versi sono più rapidi di noi e più veloci di noi. Allora, questo forse comporta anche una serie di divaricazione, possiamo dire, tra i bambini che crescono, i ragazzi che crescono, e noi che come scuola invece dobbiamo aiutarli a crescere in un certo modo. E diceva Marshall McLuhan, no, il quale, che diciamo, i mezzi diventano i messaggi. E in effetti è così, perché questi mezzi sono così potenti, come è stato a volte il mezzo della stampa, che allora è stato potente, che diciamo ha rivoluzionato l'Europa nel giro di pochissimi anni. Tanti europei che non sapevano né leggere né scrivere, a un certo punto con la carta stampata sono stati costretti, e c'è stata una svolta intellettuale tremenda in quel periodo storico. In questo periodo storico stiamo vivendo un'esperienza analoga, ma che è anche più profonda, perché questa esperienza, diciamo, comporta, diciamo, l'acquisizione di modalità nuove di produrre messaggi, in cui tra il mezzo e il messaggio è difficile riuscire a trovare la sorgente e a trovare l'uscita. Questa è un po' la caratteristica assolutamente nuova. Ma c'è una seconda valenza che vorrei sottolineare, che non è data tanto dai mezzi, quanto, diciamo, dai cambiamenti che sono avvenuti attualmente nella nostra società. E mi piace dire che ciascuno di noi vive sempre in una croce, no? E al centro di una croce, in questa croce c'è un asse, che è quella verticale del tempo, e c'è l'asse orizzontale dello spazio. E possiamo dire che per molti anni della nostra storia noi siamo sempre stati centrati più sul tempo che sullo spazio. E questo fino a una cinquantina di anni fa, insomma, il piccolo villaggio, il contadino di 100 anni fa, viveva della sua storia, viveva della sua leggenda, non bruciava il suo passato, aveva la sua lingua, era analfabeta, ignorante, però era analfabeta ed era colto per quello che riguardava il suo piccolo gruppo. E diciamo, la sua dimensione era quella spaziale, era quella temporale, perché è dal tempo che lui ricavava la sua intelligenza, il suo modo di vivere, il suo modo di rapportarsi alla realtà. E lo spazio gli era ignoto, insomma, dove fosse l'America o l'Afghanistan era un... Adesso è avvenuto il contrario, cioè i nostri giovani sono schiacciati sullo spazio.
Questo spazio che poi viene agitato e completamente, diciamo, arricchito da questi mezzi, non fa altro che arricchire le loro modalità di tipo spaziale, quindi alimenta una sorta di intelligenza spaziale, a danno però dell'intelligenza di tipo temporale. Che cos'è l'intelligenza temporale? L'intelligenza temporale è quella in cui io so da dove vengo, so chi sono stato, so dove vivo e progetto il mio futuro. E questi giovani invece, così schiacciati sul passato, che a volte non hanno la consapevolezza, così schiacciati sul presente, non hanno la consapevolezza del loro passato, ed hanno anche grossa difficoltà di progettazione per il loro avvenire. Se poi leghiamo a questa condizione generale, la condizione contingente, diciamo, della difficoltà di trovare lavoro, del fatto che non sappiamo come spendere i nostri titoli di studio, della precarietà, eccetera, eccetera, allora indubbiamente le cose peggiorano. Allora che in questa situazione di profonda crisi, il fatto che ci sono tanti insegnanti come voi che si sono impegnati così fortemente a tentare di utilizzare al meglio queste risorse che ci vengono date per aiutare i nostri giovani a ritrovare una loro identità all'interno di una società così in crisi, è un'esperienza indubbiamente estremamente interessante. Vi ringrazio, l'ultima battuta era questa: mi sembra che la scuola italiana si trovi oggi a Firenze e non a Roma, nella sede del nostro ministero. Questa è la vera scuola. Grazie.